Ciao a tutti da extremehardware.com, quest'oggi facciamo vedere l'unboxing della nuova Sapphire R9270X VaporX, scheda video AMD che si posiziona nella fascia media del mercato all'incirca sui 150-160 euro. Come possiamo vedere dalla scatola, la parte frontale presenta l'immagine di un cyborg, il logo della marca Sapphire con il relativo indirizzo web. In alto a destra troviamo il nome della serie, R9270X VaporX. In basso a sinistra troviamo due bollini, uno che ci indica che è presente un cavo HDMI da 1,8 metri all'interno della confezione e che la scheda è overclockata di fabbrica. E più in basso troviamo le specifiche, sono 2 GB di RAM GDDR5, sistema di dissipazione DualX, di a due ventole, sistema di dissipazione VaporX, quindi con camere di vapore, e architettura Graphic Core Next e tecnologia AMD Infinity. Inoltre ci è segnalato che la scheda presenta un'uscita HDMI. A destra troviamo un altro bollino che ci indica la compatibilità con sistemi UEFI. Vediamo la parte posteriore della scatola. Allora, come possiamo vedere, a sinistra abbiamo una breve presentazione della scheda con un riassunto delle varie caratteristiche della scheda stessa. Più in basso troviamo un bollino che ci indica che la confezione di questa scheda è costituita dal 100% di materiali riciclati. E a destra troviamo varie didascalie che ci spiegano le caratteristiche e le funzioni peculiari di questa scheda, come il sistema DualX e il sistema VaporX. Nella parte inferiore della scatola troviamo le specifiche tecniche e requisiti di sistema minimi per montare questa scheda. Ora andiamo ad aprire la scatola e a mostrarvi il contenuto. Come possiamo vedere, tolto l'involucro esterno della scatola, troviamo al di sotto di esso il cartonato che contiene il bundle e la scheda stessa. Aprendo questo cartonato troviamo prima di tutto la scatolina che contiene il bundle che accompagna la scheda, troviamo il cavo HDMI da 1,8 metri, manualistica CD driver, due adattatori 6 pin Molex, abbiamo un adattatore DVI-VGA, e il connettore crossfire per mettere due schede in parallelo. Togliamo questa scatolina e al di sotto troviamo la scheda protetta all'interno di una busta antielettricità statica. Togliamo il cartone e adesso vi mostriamo la scheda. Ecco qui la scheda. Zoomiamo per mettere meglio a fuoco i dettagli. Ok. Allora, come possiamo vedere, questa scheda occupa due slot PCI, quindi è di discrete dimensioni. Ha una cover in plastica di colore nero opaco con un inserto centrale in colorazione blu. Abbiamo due ventole che caratterizzano questo sistema di dissipazione DualX, e da 90 mm che vanno a raffreddare il retore sottostante in alluminio che presenta 4 heat pipes in rame non nichelate che sono collegate alla camera di vapore che si posiziona sopra il core della GPU. Come possiamo vedere, la parte finale della scheda presenta una parte in plastica trasparente di colore blu. Girando la scheda, mettendo in mostra la parte superiore, troviamo il logo VaporX, il connettore Crossfire, l'estensione del radiatore in alluminio e una placchetta che va a raffreddare RAM e VRM. Inoltre troviamo il pulsantino per abilitare la funzione UEFI e due connettori 6 pin d'alimentazione. La parte posteriore della scheda
Non presenta nessun backplate, in quanto il dissipatore, essendo abbastanza compatto e leggero, non rischia di riflettere il PCB della scheda. Il PCB è interamente in colorazione opaca, quindi anche Sapphire strizza l'occhio a coloro che vogliono una scheda oltre che efficiente e potente, anche bella. Segnaliamo l'assenza di qualsiasi bollino di garanzia sulle viti posteriori, quindi possiamo cambiare pasta termica, dissipatore e waterblock senza perdere la garanzia. E sulla parte posteriore possiamo dire che è tutto, in quanto ha pulsanti o funzioni speciali. Nella parte inferiore notiamo il connettore PCI 3.0, l'estensione del radiatore e l'estensione su tutta la lunghezza della scheda della placchetta che è dedicata al raffreddamento di RAM e VRM. Adesso andremo a smontare la scheda per mostrarvi in dettaglio il PCB e i componenti installati sullo stesso. Eccoci qui quindi ad analizzare il PCB della scheda Renoir 270X VaporX e i componenti installati sullo stesso. Come abbiamo detto precedentemente, abbiamo i due connettori di alimentazione 6 pin posti in alto a destra con il tasto per abilitare la funzione Wi-Fi. Più in basso troviamo il connettore di alimentazione delle due ventole del dissipatore. Nella parte centrale troviamo gli 8 chip LP da GDDR5 per quanto riguarda le memorie, per un totale di 2 GB, e troverete il modello esatto di queste memorie nella recensione scritta. Posizionato centralmente rispetto al PCB troviamo il core della GPU. E a sinistra dello stesso troviamo la sezione di alimentazione VRM composta da 5 fasi più 1 dedicate all'alimentazione del core, delle memorie e del PLL. Più in alto troviamo il controller delle memorie che è un DCP4206 e in alto a sinistra troviamo il connettore Crossfire per mettere due schede in parallelo. Per quanto riguarda le uscite video abbiamo una DVI, una DVD, un HDMI o una DisplayPort. Ora analizziamo il dissipatore, specialmente la parte sottostante. Allora, come possiamo vedere, abbiamo un'enorme placca in alluminio che ha il compito di dissipare chip delle RAM e VRM. Infatti troviamo i vari pad termici per le rame e per la sezione VRM, che hanno il compito di rendere efficace lo scambio di calore tra VRM, RAM e placchette in alluminio. Molto interessante è questa parte qui in rame, che rappresenta la base della camera di vapore, che contiene un liquido a basso punto di ebollizione e che rende molto veloce ed efficace lo scambio di calore dal core della GPU al radiatore stesso. Infatti questo liquido evapora nella camera di vapore e si trasferisce al radiatore in alluminio tramite le pipes. Le ventole da 90 mm su questo dissipatore sono prodotte da First D e consumano rispettivamente 0,35 A. Vi lasciamo a termine di questo unboxing con la visione del PCB di questa splendida scheda. E se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e per questo è tutto, vi rimandiamo al prossimo unboxing. Ciao!